però mi è sempre piaciuto proprio perché in passato, fino a alcuni decenni fa, la storia scritta a livello locale era un po' esagerata, nel senso che se non so bene qual era, ma io sono di Cusano e c'è una storia di Cusano, non ci sono storie di Cusano, sono solo storie nel senso moderno, con approfondimenti. Io ho fatto la storia delle mie parrocchie perché mi sono stato coinvolto dai reciproci parroci di un tempo, ecco. Però per esempio c'è una storia, un volume che si titola così: c'è un storico di Cusano di Nanino dalle epoche più remote ai nostri giorni, e l'aveva scritta Vittorio Zaroni, che è stato segretario per 40 anni del comune di Cusano, maestro anche perché allora si facevano tante cose, e a parte il tempo dei romani, ma tutte cose che poi sono state da gente di quella comunità verificate e fatte da 800 ad oggi sono cose documentate. Le altre sono inventate. Perché sono inventate? Perché un paese vuole avere una storia che insomma si attenga un po' così della storia un po' grande, invece non è vero. Cioè io infatti mi sono sempre battuto accusato a Palermo, adesso non mi permetto perché sono qui a Caderano, non a Palermo in generale. Cusano, come tutti i paesi circostanti, sono stati dei centri agricoli, chiaramente, ma dei centri con una storia molto semplice, dove la maggior parte della popolazione, diciamo quasi il 100% quasi, erano contadini. C'era qualche membro di alcune comunità, io ti ripeto, l'ho preso da Cusano, ma sto si può ripetere, che andavano a fare dei lavori a Milano o lavori di altro tipo che non erano contadini, e basta. C'erano pochi e soprattutto non erano neanche, erano un po' diffidati, perché il padre uccido, e questo sono i documenti di archivio che lo dicono, non erano contenti che la gente andasse a Milano, perché tanto si perdevano. C'erano donne, si sa di chi può, e c'erano uomini, poi andavano le osterie di questo genere. Posso dire anche un fatto personale, che mia nonna materna, che faceva la sarta, quando aveva imparato da una sarta Cusano, però dopo voleva imparare un po' di più, allora andare in anche al mercato che è vicino al Duomo, solo qua ha detto no, te che più in design e a Milano se vuole andare, e non ha voluto andare in Milano. Quindi una storia molto semplice, però il fatto che sia una storia semplice non è meno importante, è la storia vera, la storia di queste famiglie. Per quanto riguarda la carriera, di questo ho fatto una storia da me, delle grandi storie, perché l'ho fatto sempre come passione. Ho cominciato, voi conoscete, usando i propri passi, forse il santuario della cintura, la signora di Milano mi ha detto, signora Rivoli, che anzi ringrazio prima nella fede, perché quando sono andato via a Candelaria, e c'è stato veramente una cosa un po' particolare. Io che non avevo mai visto Candelaria fino a 23 anni fa, perché poi essendo in Cusano andato dalle Gramsci a trovare i parenti in piazza della chiesa, Candelaria lo conoscevo, però avevo già dei addentellati. Infatti quando sono venuto in mezzo fermo ha detto ti do il telefono, perché magari però telefonato, non andrei così. Quando sono venuto con suo marito ha detto ma professor Spinelli cosa fa qui lei? No, ovviamente è capito che dovrebbe essere bene la stessa persona, no. E abbiamo scoperto appunto che il suo figlio, che è qui presente, Pietro Rezzani, lo conosceva come Rezzani, è stato allora nella scuola. Poi cosa ancora più, o perlomeno alla pari, quando nel 91 Don Giampiero del trentennio, la messa c'è lì il Norberghi, una professore, e si guarda. E il Marocchese è stato all'unità della scuola, è una temporalità. Ecco, per cui gli addentellati li avevo già. Dicevo, ho cominciato che facevo l'università, dopo l'esistenza del parco di Cusano, che oggi non è più lì in vita, e mi ha costretto a fare la storia del santuario. Guarda che ogni 25 anni si fa le feste giubilari, fanno santo, perché si chiede qui, allora nel 74 mi sono messo l'impegno. E poi, ecco,
e ho consultato gli archivi delle parrocchie, l'archivio della Curia e un po' anche tradizione orale, in modo che questo è venuto un po' spontaneo. Quando sono venuto qui, è chiaro, non pensavo solamente di scrivere cenni storici di Candelaria, assolutamente, è venuto spontaneamente, no? Perché il Giampiero ha detto, guarda, questo qui, cioè questo libretto che è stato pubblicato nel 86, quando lui faceva il 25esimo di sacerdozio e di presenza, un libretto che naturalmente fatto bene, ma riguarda l'attualità, ecco, quei 25 anni lì non c'erano stati ricerche precedenti, ma ha detto guarda, se te la senti, scrivi qualche cosa, però insomma, vedi un po' di cinque anni, nel 91 non è successo niente di straordinario, però andare alla fondo. E infatti è stato fuori questo libretto, Candelaria, una comunità in cammino dal 600 ad oggi. Dove ho pescato le notizie? Beh, innanzitutto nelle notizie e negli archivi globali, come appunto quello del Tito di Stato e anche altre storie che erano state fatte riguardo a Paderno, dove si diceva appunto la presenza della Cassina Candelaria, ma non tanto di più, non tanto di più. Ecco, poi siccome Candelaria, si parla dei marchesi Candelaria, è del 600 che attraverso vari passaggi, perché qui chiaramente fino al 500 c'erano varie procedimenti legati ai Visconti, agli Sforza, legati alle signorie di Milano, poi agli spagnoli, poi agli austriaci, insomma, comunque tanti passaggi. E questo è perché di Candelaria, il nome fa venire in mente Caldera, cioè quella che è la caldata. E difatti, assieme al Partito di Stato, ho trovato che lo stemma dei marchesi di Candelaria appunto dentro questa caldaia. Avevo riuscito anche a trovare alcune discendenti di questi marchesi di Candelaria a Milano, non ricordo più che via di preciso, che gli dicevano due sorelle, anzianette, che dicevano appunto di essere di questa, anche se ormai non c'era più nessun legame ufficiale. Questo territorio del comune di Paderno è sempre stato appunto un territorio legato all'agricoltura, ai campi, a questo. Diciamo il fatto, ecco perché siamo dentro qui, il fatto ecco, più rilevante è appunto è nel 1836-38 quando l'edificio che vediamo ha avuto la sua origine, perché nel 1835-37 il colera ha imperversato in tutta l'Italia, dal nord al sud, in tutta l'Italia. Dico solo i dati che ho trovato per la Lombardia. In Lombardia in quegli anni ci sono stati 60.000 casi di colera e l'evento non so poco, accusando proprio nel 36 morì un parroco, un caro Grandilla, che era parroco di 40 anni, proprio di colera. Ma Candelaria ha un primato, un triste primato, perché 120 persone, quali erano gli abitanti di Candelaria in quell'anno, sono diminuite di ben 9 comunità. 9 persone sono morte. Per conoscere un po' le origini, al di là, come ho detto prima, delle cose generali che riguardano i passaggi delle varie comunità di questo territorio, mi è venuto in aiuto la signora Giuliana, che mi ha dato un libro delle messe del parroco Don Luigi Tosi, che era allora il parroco di Paderno, parroco delle messe, dove ci sono appunto tutti i parroci che mi accusano. Certe volte il cronico, che avrebbe dovuto fare in una maniera un po' più ampia, l'hanno fatto male su dei registri o piccoli grandi che siano. E lì si parla proprio di tutto questo avvenimento molto interessante, l'origine dell'oratorio. Ecco, è interessante per noi vedere un pezzettino perché è diretta. Abbiamo detto che
essere appunto il colera, e allora già dall'inizio del, adesso non so di preciso, non sono andato a fondo da quando, ma sicuramente dal 1800 era già proprietario Rigoldi, dall'inizio dell'800. Siamo nel 1936 e il proprietario era il signor Gaetano Rigoldi, che era il nonno del cardinale, papà di Antonio, Antonio del nostro del cardinale. Ecco. E questo è quanto voglio assunto, ma volevo dire piuttosto quello che si dice nel ecco in fine del colera in tutta la Lombardia il numero erano i morti di ogni età e condizioni, tutto il popolo era agitato dal massimo spavento. La comune di Palermo ebbe alcuni casi di colera, ma non molti morti, quando ad un tratto il 1° agosto 1936 scoppia la malattia della cassina laterale. E dall'1 al 6 agosto, in realtà è al 10 agosto perché l'ultimo morto è il 10, vi muoiono 9 persone, oltre molti ammalati, che ebbero la forza di superare il male. Gaetano Rigoldi, padrone della cassina, alla vista di quella terribile malattia che minacciava in pochi giorni di ridurre del tutto spopolata la cassina di circa 120 individui, vi acconsentiva ad assistere quei contadini, ha fatto, sentite, come si è impegnato, con pane, carne, vino, denaro, medicinale, assistenza. Vi erigeva un ospitale, infatti in altro testo si dice l'ospitale dei colerosi di Alberara. Ecco, vi vestiva di biancheria, coperte, letti, infermieri, ma credendo che i mezzi umani poco o nulla valevano a porre altri a quella disgrazia, si rivolgeva ai mezzi sovrumani e faceva oltre di erigere un oratorio pubblico in onore di San Gaetano. San Gaetano chi è? Fondatore dei piedi circolari di Latino. Fatto il voto, cessa la malattia, allora subito si pone mano alla fabbrica dell'oratorio e il 12 settembre 1936 Gaetano Rigoldi poneva la prima pietra benedetta su cui vi era andata l'iscrizione. Ma ve l'ho letto appunto perché è un testo appunto di prima mano, perché Gaetano non si fa Gaetano, quindi abbiamo San Gaetano, questo dipinto è stato fatto fare dopo, sì. Prima c'era un affresco. C'era un affresco che abbiamo preservato in casa. Ah, sì. Ecco. E una donna con San Gaetano. Infatti fa un pittore per casa, comunque appositamente. E quindi, però, sono due motivi, l'ultimo a Gaetano. Ma San Gaetano tiene, se avete presente, era proprio conosciuto come anche quello, era ebreo di origine, fondatore dei Teatini, morto a Napoli nel 1547, quindi a cavallo, nato nel 1400, morto alla seconda metà, la prima metà del 1500, però il santo della provvidenza. Non so se anche da noi crescono anche quei gigli che sono arancioni, anche un po' spontaneamente, che chiamano di San Gaetano, è stato il mio fratello, quindi è anche per quello. E quindi il voto è stato fatto, è vero, lui si è impegnato tanto a mandare qui, perché come sapete io non sono un pratico di medicina, assolutamente, anzi, sono piuttosto alieno dai medici, se posso lo farlo, no? Tant'è vero che quando sono andato per tanto tempo poi sono stato male. Comunque scherzo. Il colera non si so spiegare, però è una malattia infettiva, come sapete, che è il tipo di batterio del pilone colerico che effettivamente si inserisce violentemente nell'intestino e poi gli effetti sono molto gravi, di aria acquosa, terapie, eccetera, per cui si fa in fretta andare all'altro mondo, se non ci sono, se non c'è la idratazione, se non c'è insomma qualcosa di costruttivo. Quindi ce l'ha messa tutta e tra i buoni a mandare quello che è necessario. Però detto, i mezzi umani sono importanti, ma non dobbiamo dimenticare i mezzi sovrumani, cioè i divini. E difatti ha fatto questo voto e questo voto è stato mantenuto. Cosicché nel 1936 si è cominciato a costruire e nel 1838 è stata benedetta la costruzione, era
cardinale di Milano, Carlo Gaetano Geisbruch, austriaco, è stato un buon cardinale, solo che poi quando si è arrivati verso il 48, il 48, ecco, la sua popolarità è diminuita un po' perché essendo austriaco, ecco, era, ma le fonti ci dicono che i decenni in cui è stato cardinale Celesto di Milano sono stati positivi. E lui ha visto, venendo a visita pastorale a Palermo, è venuto qui e ha visto. La benedizione però non è stata fatta da lui, la benedizione è stata fatta dal parroco di, se non ricordo male, di Bollate. Ecco, comunque, un'altra cosa. Palermo, come Cusano, Cusano è l'ultimo paese, gravitano, hanno sempre gravitato, non su Milano, ma sull'esito della Brianza. Ecco perché quando si sente dire che è venuto un anno che in Brianza, no, siamo in Brianza, però perché lì dobbiamo litigare, solo che fino a Cusano erano pieni di esito, una pieno molto grande, lo scherzo è pieno, non è come oggi il decanato, perché il decanato, il decanato prima, forana, e il decanato dopo è un numero di parrocchie in cui c'è unità da una certa responsabilità e poi si collabora. Invece la pieve di antica costituzione, quindi dei primi secoli, era dove c'era proprio all'inizio dei primi secoli, nelle pieghe solamente lì che si battezzava, e dove c'era il, diciamo, e invece gli altri posti erano delle cappelle, non era delle parrocchie. Comunque poi, passato il tempo, la pieve di Desio, l'ultimo paese prima di Milano è Cusano, che ci riserva, mentre Brescia, Cormano sono le pieve di Cusano, quindi gravitavano già verso Milano. E arriviamo fino a Macchiello, Lessone, su, perché è una pieve molto grande. Allora, quel giorno lì, il giorno in cui questo edificio è stato benedetto, si dice, con tutta l'approvazione dell'imperiale regio governo e della sua eminenza cardinale Celesto di Milano di aprire il pubblico oratorio, ottenuto il permesso della cura celestoria di fare una benedizione, questo è avvenuto nel seguente modo. Suonate le campane a festa per tre giorni, antecedenti il 23 ottobre del 38, processionalmente alle ore 9 anni meridiane partirono dalla parrocchia di Palermo di uomini e donne in grandissimo numero, formando una lunghissima schiera, cantando le note preci, proseguivano con fratelli, con il loro abito, con fratelli del Santissimo Sacramento, portando il loro spettacolo con farone, il loro crocifisso in mezzo a cere ardenti, gli suggerivano con loro insegne di sinti di radici. E c'era il Don Giusto Corbetta proposto di Desio, era il delegato censorino. Don Giulio Pellegrino proposto di Bollate, proposta e proposta. Il signor Don Michele Tosi proposto di Nerviano. Poi i vari parroci, Tosi di Palermo, come ho detto prima, l'Ampugnano, Dugnano Brambilla, che non era già più appunto di quello morto di colera, ma era suo nipote. Don Giuseppe Brambilla di Cusano, Pivone di Palazzolo, Gatti di Garbagnate, Lignani di Cesano Maderno, Rivolti di Agrate, Sala, Ciprete di Battassina e le reti dei sacerdoti, vari sacerdoti che erano lì presenti. Non parlo. Arrivata la processione, sul piazzale, posto avanti all'oratorio, ecco, è la 63 che c'è questa chiusura, c'è questa chiusura, c'è da. E qui abbiamo anche sulla copertina che era da un disegno fatto dalla cugina, lo hanno cambiato dalla cugina. Si fece la benedizione come prescrive il rituale, fu tale la maestà della funzione che la maggior parte era commossa fino alle nave. Fatta la benedizione, il proposto di Desio, di cantore alla messa, il proposto di Bollate chiede la sua benedizione con la regina del sasso titolare e il proposto di Nerviano bene di sacri paramenti, e tutti a fatto che conto. Grandissimo fu il numero degli interventi intervenuti a questa santa funzione e di contadini e di signori, non soltanto del paese, ma dei paesi vicini. Questo fu un dei giorni più belli e più allegri per questa popolazione. Il patrono fondatore volle, voglio un tale giorno che i sacerdoti più distinti sono padroni del paese, se destra in sua casa, per questo motivo,
ad una mensa degna della sanità del regolare. Questo mi pare che sia sufficiente per dire che troviamo in un posto che, se oggi lui un po' silenzioso, un po' così, guardando di fuori quelli che passano, e da tanti, penso, perché io che ho subito parecchi anni, sento che mai non l'ho mai vista, ma io, è arrivato il momento giusto. Per fare un gesto anche di onore, no? Quelli che sono morti, perché erano giovani anche, a parte che allora non si moriva, diciamo tutto, io compreso che, no, una mattina evidentemente, che 60 anni, ecco, perché poi la Maruccia, la Pozzi, che prima anche altri, sentiranno dei coglioni che assieme gli abitanti della Calderata erano quelli, e sono stati questi, dagli Abue e Paolo Mattarella di anni 38, Pozzi Gaetano degli anni 40, tutti tra l'1 e il 10 e il 10. Pozzi Racchieri, 19, Ficini Carolina, di 45, Rovelli Anni, di 25, Borgonovo Stefano, 33 anni, 34, Belgrati Marte, di anni 50, Pozzi Fortunato, di anni 25, Casirardi Giuseppe, di anni 28, quindi capite. Ecco, però, sono state le famiglie fortemente colpite, perché il 4 agosto, quella giornata più luttuosa, tre morti in quel giorno lì, tra cui madre e figlio, mentre gli altri non ci hanno trovato, diciamo, fratello e sorella, per esempio Pozzi Rachele, Pozzi Fortunato, 25-19 anni, che hanno appunto, quindi ecco perché il voto del signor Gaetano di Volpi era giustificato al 100%, con il gradito effetto della costruzione del primo edificio sacro a Calderara, che è sempre il cuore proprietario dei suoi discendenti, come apprendiamo dalla stessa fonte manoscritta. Poi qui il parroco di Tosi di Paderno ha scritto appunto anche altre cosettine, dicendo appunto che questo luogo è sempre stato tenuto in grande considerazione. Poi naturalmente non possiamo, non possiamo dimenticare che qui il 15 agosto del 1861, di proprio il giorno dell'Assunzione, il adottato Agostino Gaetano di Volpi, sacerdote Lovello, ha appena 22 anni, perché era nel 39 del conto, 1839-1861, ha celebrato la sua promessa come era desiderio di suo papà. E poi nel frattempo mi pare che sia stato appunto il papà di figlio di Gaetano, papà del cardinale, con la moglie, che hanno deciso di farlo sepolcreto. E da allora è diventato che noi siamo qui sopra un cimitero, restando tutti meno il cardinale è a Pavia, qualcuno anche mi ha detto, non so se è credo, no, come mi ha detto, siamo stati a Pavia, ma se andate, ecco perché il cardinale Volpi ha avuto una anche lui non è morto molto anziano, 62 anni, però è morto nel 1902, però a 22 anni era preso, era un professore di fisica, professore di fisica e matematica, proprio infatti per ordine, per richiesta del vescovo di allora di Milano, che era il Monsignor Luigi Lazzari di Calabiana, non cardinale per motivi politici, adesso vi sto a spiegare, ecco, non diventa cardinale, era il precessore Cardinal Carrari, ha fatto la ricognizione dei corpi delle reliquie di Sant'Ambrogio e Sant'Ambrogio del Padre, che stanno appunto nella paese di Sant'Ambrogio. E poi è benedetto anche il padre Bernardino del Signore, perché a Pavia ha fatto la ricognizione di Sant'Alessandro Sauri, che era il suo mestiere. Comunque, a 22 anni sacerdote, a 38, nel 77, vescovo, quindi la stessa età di Papa Giovanni Paolo II, è diventato vescovo, è stato là 24 anni e poi è andato a Ravenna con il titolo cardinalizio, però è stato là appena un anno, quindi non so il motivo preciso, ma penso proprio che essendo stato là un anno i pavesi lo abbiano reclamato. Il suo diploma dice che morì assistito dalla cara sorella Camilla, e poi tornò. Quindi se andate qua via, adesso che il duomo è stato aperto, che è stato chiuso tantissimi anni, quando era crollata la torre di Cino, così,
il capitolo che adesso è il nostro diocesano, il consiglio di domande giudici, e potete andare entrando per terra come un uomo a Milano, vedete la sua tomba. Non so come dovete sapere di più, ecco, forse io ho anche abbondato le notizie, non lo so, ecco, certamente che è sempre bello conoscere meglio dove si vive, no? Ecco, non tanto per quanto, ma perché si direbbe questo più di quell'altro, ogni posto ha le sue caratteristiche, ogni posto è bello, ogni posto merita di essere vissuto e visto. Ecco. Se volete, dunque, non faccio pubblicità assolutamente, perché non ci sono diritti d'autore, io tutto quello che ho scritto, compresa la mia tesi di scienze religiose sulla religione parlamentare, senza diritti d'autore. Ecco. Questo è detto, non so se ne sono ancora, questo è fatto nell'86. Invece, vedo che arrivano altre persone. Ecco. Questo qui, Don Giampiero, da me interpellato, mi ha detto, purtroppo,